La notizia dell'arresto di Sarma mi provocò un forte turbamento. Pensai, è una cosa seria. Si trattava di appropriazione indebita. Avevamo raggiunto il traguardo di circa 7 milioni di vendite lorde l'anno. Potevi vivere una vera esperienza gastronomica vegana di alto livello. Era la regina del cibo vegano crudista. Non penseresti certo a Sarma come a una donna in fuga dalla polizia da ben un anno. Le dissi senza tante perifrasi che ci stava derubando. E fui licenziato. Mi disse, mi sono sposata. Poi mi confessò di non averlo rivelato a nessuno. Perché? Come mai? Era tutto poco chiaro. Disse di essere ricco e che il suo rapporto coi soldi era disinteressato. In quel momento capì che l'incasso finiva direttamente nelle tasche di Anthony. Ero plagiata da un marito che mi obbligava a effettuare misteriosi bonifici. Inviò una mail. I nostri assegni sarebbero stati respinti. Era troppo intelligente per non capire cosa stesse succedendo. Alla fine ha quantificato il danno. Una volta superata una certa cifra, possono essere 6 milioni o 60. È una somma davvero esorbitante.